Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare insomma l'Università di Trieste per l'opportunità di questo evento, di questa presentazione. Allora, io mi chiamo Matteo Bigollo e lavoro all'interno della gestione del personale di Acegas APS AMGA e mi occupo, sono referente per quanto riguarda la gestione delle strutture di staff. Con me oggi c'è l'ingegner Cain, che invece è il capo impianto del depuratore di Servola, a cui poi a brevissimo lascerò la parola, insomma, che vi presenterà, insomma, uno dei fiori all'occhiello di Acegas APS AMGA e anche, perché no, della nostra città, della città di Trieste, che è il depuratore di Servola. Quindi, cominciando con la presentazione, prima di parlarvi di Acegas APS AMGA, non posso esimermi dal spendere qualche parola per la nostra capogruppo, o comunque il gruppo di cui facciamo parte, quindi il gruppo ERA nasce nel 2002 dall'aggregazione di 11 realtà municipalizzate del territorio emiliano-romagnolo e primo tra l'altro esperimento di questo tipo nella penisola italiana, e poi con il passare degli anni a seguito di integrazioni, fusioni, accorpamenti e così via è diventata quella che è oggi, quindi la principale multi-utility di servizi in Italia. Per quanto riguarda Acegas APS AMGA, diciamo, è stata costituita come società per azioni, come entità unica nel 2014 ed è confluita come società controllata del gruppo ERA nello stesso anno ed è, diciamo, il risultato dell'aggregazione delle tre realtà storiche di Trieste, Padova e Udine ed è per questo, diciamo, che abbiamo questo nome composto. Per quanto riguarda il gruppo ERA, come vi dicevo, la principale multi-utility di servizi in Italia, si occupa di tutto quello che riguarda il ciclo del rifiuto, quindi l'area ambientale, di cui siamo, diciamo, al primo posto per quanto riguarda le multi-utility in Italia, si occupa di ciclo idrico integrato e di vendita e distribuzione sia di energia elettrica che di gas naturale e va a toccare, diciamo, circa ogni anno 4 milioni di utenti, 4 milioni di cittadini. Sparsi su 311 comuni italiani che sono sparsi nelle regioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscane e Marche e conta come gruppo circa 9.000 dipendenti, 9.000 lavoratori e in questa slide potete vedere qualche numero, insomma, direi di andare avanti. Per quanto riguarda invece il posizionamento geografico del gruppo, potete vedere che Acegas APS AMGA è la multi-utility del nord-est, quindi noi svolgiamo la nostra attività dal Friuli Venezia Giulia, quindi da Trieste fino al Veneto, quindi fino a Padova, passando per Udine, Pordenone, Gorizia e comuni limitrofi, mentre ovviamente il gruppo ERA si concentra nel territorio del centro e del nord Italia, quindi dal Lazio fino a Lombardia, ovviamente l'Emilia Romagna dove ha la sede legale il gruppo. Venendo quindi ad Acegas APS AMGA, noi siamo la multi-utility del Nord-Est, possiamo dire che facciamo quello che fa ERA, ma lo facciamo in questo territorio, quindi noi ci occupiamo di ciclo idrico integrato, che fondamentalmente vuol dire dalla captazione dell'acqua alla fonte, passando per la gestione di reti idrico-fognarie, arrivando alla depurazione, per poi arrivare, diciamo, all'utente finale, al rubinetto dell'utente. Ci occupiamo di distribuzione di energia elettrica, di gestione di reti del gas, non di vendita diretta perché quella è demandata ad un'altra società del gruppo. Ci occupiamo di servizi ambientali che per quanto riguarda Acegas APS AMGA significa raccolta e spazzamento del rifiuto, ma in realtà per quanto riguarda il settore dei servizi ambientali siamo anche impegnati nella gestione, in parte di gestione di una società, di un'altra società del gruppo ERA che si chiama Estambiente, che si occupa, che è titolare dei due termovalorizzatori del Nord-Est, quindi uno a Trieste e uno a Padova, e si occupa di trattare il rifiuto in ottica di economia circolare per produrre energia pulita all'esterno. Poi Acegas APS AMGA, ma adesso insomma lo vedremo, è un gruppo nel gruppo, nel senso che noi siamo controllati al 100% da ERA, ma a nostra volta controlliamo alcune società controllate. Quindi, in questo momento, in questa slide, potete vedere i nostri territori classici di attività, gli ambiti di business. Come potete vedere, ad esempio, a Trieste abbiamo tutto quanto, quindi servizi ambientali, ciclo idrico integrato, energia, illuminazione pubblica, cimiteri, gas e così via, e a scorrere le altre città con gli altri tipi di business. Veniamo adesso alle società controllate. La prima è Acegas APS AMGA Servizi Energetici,
per facilitare nomi molto lunghi, ASE o ASE, che è la società del gruppo che si occupa di conduzione e manutenzione di impianti termici e efficientamento energetico, comunque gestione del calore a 360 gradi, e svolge la sua attività non solo nel nord-est come Acegas APS Anglia, ma lo fa sulla penisola italiana, come potete vedere a destra, con varie sedi operative. Nel perimetro di ASE è entrato da poco anche ERA Servizi Energia, che si occupa praticamente di quello che fa ASE, quindi diciamo abbiamo creato un'entità unica per quanto riguarda la gestione dei servizi energetici, e queste due società lo fanno per imprese, per pubblica amministrazione, quindi aeroporti, scuole, uffici provinciali e così via, ma lo fanno anche per i condomini, e quindi sono le società al momento maggiormente impegnate per quanto riguarda quello che avrete sentito sicuramente, di cui avrete sentito sicuramente parlare, cioè il super ecobonus o bonus 110. La seconda società controllata era Luce, che si occupa invece di illuminazione pubblica e semaforica e progetti di smart city, e lo fa anche qui su tutto il territorio nazionale o comunque sulle zone che vedete in bianco segnate sulla mappa a destra, e gestisce circa 540.000 punti luce su 160 comuni italiani. Per quanto riguarda invece, diciamo, i riconoscimenti del gruppo ERA, al di là, diciamo, di essere la prima multi utility ad essere entrata nell'indice di sostenibilità del Dow Jones e per il 12esimo anno consecutivo tra i top employer, un indice ovviamente che va ad indagare formazione di sviluppo, welfare, benessere dei dipendenti. Benessere dei dipendenti, che dal punto di vista del personale ovviamente e anche tramite l'erogazione di ore di formazione, come potete vedere, solo per darvi dei numeri, ci sono state nel 2020 35.000 circa, un po' di più, ore erogate per di formazione, cioè 22 ore e 6 pro capite, cioè per ogni dipendente, e sono state coinvolte praticamente tutte le risorse del gruppo Acegas APS AMGA, che tra i 9.000 dipendenti del gruppo ERA sono circa 1.700 dipendenti. Sono molto breve, quindi diciamo che ci potete trovare ovviamente sul nostro canale Instagram, sul nostro profilo LinkedIn. Abbiamo un portale in cui potete candidarvi, dove potete ovviamente vedere le posizioni aperte, ma anche fare candidature spontanee, quindi nel senso vi esorto, vi invito, chi è interessato a pubblicare il suo profilo, pubblicare il curriculum sul nostro portale di gruppo, che trovate sul portale del gruppo ERA, ma è un portale che riguarda tutto il gruppo, quindi ovviamente anche Acegas APS AMGA, che è il bacino classico da cui attingiamo il curriculum. E poi vi lascerei con un breve video che riguarda un po' il valore, aggiungere valore, che è quello che noi ogni giorno ci poniamo, sia per la nostra azienda, sia per quanto riguarda ovviamente il cittadino, che è il nostro cliente finale. La nostra vita è fatta di gesti. Con un gesto esprimiamo amore o rabbia, interesse o disinteresse. Un solo gesto può determinare una grande impresa o un grande errore. Con i nostri gesti costruiamo cose e superiamo montagne. Con i gesti possiamo parlare. Tutto il mondo, a pensarci bene, è un susseguirsi di gesti. Gesti che alimentano sogni e speranze. Gesti che possono cambiare il destino. I gesti di chi lavora in Acegas APS AMGA scrivono ogni giorno una storia, anzi mille storie. Una per ogni persona a cui il nostro servizio migliora la vita. Qualcuno la chiama catena del valore, per noi è molto di più, in realtà. È un unico grande cuore che batte, è un flusso di sapere,
di innovazione e di passione che non si ferma mai, perché alimenta una grande, una grandissima missione. Una missione che ha a che fare con il benessere di centinaia di migliaia di persone e con un pianeta migliore, per noi e i nostri figli. E allora, ogni nostro gesto, ogni nostra azione, aggiunge valore a questa straordinaria catena che ci lega alle vite di chi abita le nostre comunità. Sono queste reti che ci uniscono agli altri a farci dare ogni giorno il meglio di noi stessi. Sono reti che pulsano d'acqua, reti che spingono il gas per migliaia di chilometri, reti che portano luce ed energia, reti che tengono pulite le città. Reti che ogni giorno aiutano a preservare risorse e danno concretezza all'idea di economia circolare. Ma, soprattutto, sono reti che, per quanto estese e complesse, terminano sempre con la storia di una persona, con un nome e un cognome. Non possiamo ricordarceli tutti quei nomi, ma facciamo un'altra cosa. Lavoriamo ogni giorno come se quei nomi li conoscessimo davvero. È così che compiamo il nostro dovere ed è così che realizziamo la nostra missione. Noi siamo ACE Gas APS AMGA, ASE ed ERA Luce, e ogni giorno aggiungiamo valore. Spero si sia sentito, io vi ringrazio della disponibilità, della presenza, e lascio la parola ad Andrea. Sì, buongiorno a tutti, chiedo conferma se mi sentite. Sì. Mi sentite? Ok, bene. Allora, dopo il tempo è tiranno, io ho preparato una presentazione del depuratore, depuratore che parla col mare. Come ha detto giustamente Matteo, è il fiore all'occhiello dell'azienda e purtroppo cercherò di essere breve, in 8 minuti, così anche di lasciarvi spazio a voi per eventuali domande, raccontare il depuratore in 8 minuti, quando ci sono voluti 14 anni dal primo studio alla sua realizzazione, non è semplice. Cercheremo di toccare i punti salienti. Io probabilmente sono Andrea Cain, sono ex studente dell'Università di Trieste, ho fatto ingegneria elettrica e sono responsabile dell'impianto di depurazione di Servola e di Sistiana da settembre 2019. Allora, partiamo intanto dal punto delle certificazioni. Noi siamo molto, abbiamo ogni anno degli audit con dei certificatori esterni, Bureau Veritas piuttosto che RINA, e quindi queste certificazioni ci impongono un continuo miglioramento, soprattutto sugli indici energetici e sull'aspetto ambientale. Abbiamo ottenuto da poco, questo merita di essere citato, abbiamo ottenuto da poco la certificazione EMAS, una certificazione ambientale che ci impone costanti miglioramenti sia a livello economico, energetico che ambientale. Siamo il primo depuratore del gruppo ad aver ottenuto questa certificazione. Parliamo verso la costruzione. Cos'è che ha portato alla costruzione di questo impianto? L'ha portato una direttiva europea, la 91/217, che imponeva a degli agglomerati con più di 50.000 abitanti equivalenti di trattare i reflui con biologico a terra. Trieste, disponeva di 2 impianti, quello di Servola, che non era conforme, per cui dal 2004 è cominciata l'iter di frazione. E nel 2018, appunto, l'Unione Europea condanna la Repubblica Italiana per tutti quei 179 impianti non conformi. Allora, al fine di uscire da questa infrazione, si è partiti con la progettazione, la costruzione del depuratore di Servola. Ci tengo a precisare che il depuratore è di cui stiamo parlando adesso è l'estensione di un impianto già esistente. Ora, le problematiche legate alla costruzione erano varie, qui le abbiamo sostanzialmente sintetizzate. La rete fognaria di Trieste è una rete complessa, ci sono molte acque parassite, nel senso che non trattiamo solo acque nere, ma trattiamo anche acque piovane, e questo qua a livello di processo complica un po' le cose. Abbiamo un collettore costiero, quindi abbiamo anche infiltrazioni di acque marine, e la salinità, per quanto riguarda i processi, anche qui
ne influenza molto appunto i processi di depurazione. Lo stesso territorio, bisognava costruire il depuratore nuovo vicino all'impianto esistente per evitare la costruzione di grandi condotte, e soprattutto dove è costruito, siamo all'interno della zona portuale, l'area era molto pregiata, quindi le tecnologie che avrebbero dovuto essere messe in campo erano tecnologie che dovevano sostanzialmente ridurre molto gli spazi. L'area era un'area contaminata, quindi è stato fatto un lavoro di bonifica e c'erano delle grandi interferenze, nel senso che c'è ancora il torrente Bagnamonti, c'è l'autorità portuale e c'è un attraversamento fognario. Quindi con tutte queste problematiche, poi le problematiche legate al processo, si è andato verso la costruzione dell'impianto. Questa è così una breve slide delle imprese che hanno costruito il depuratore, quindi c'è stato sostanzialmente una RT, un raggruppamento terzo di imprese, che hanno messo insieme il loro know-how, le loro conoscenze per costruire l'impianto. Questa è una breve roadmap, come vi dicevo, sono voluti 14 anni, quindi dal primo progetto preliminare alla sua costruzione. Ora, come ho detto, il tempo è tiranno, quindi non entriamo nel dettaglio di ogni lavoro. Di ogni step sostanzialmente. Si è arrivato però nel 2018 al pieno regime e all'uscita dall'infrazione europea. Ci tengo a sottolineare che siamo uno dei quei pochi comuni, anche come triestino, diciamo questo mi riempie di orgoglio, siamo uno dei pochi comuni in Italia che è uscito dall'infrazione europea per quanto riguarda la depurazione. Così, questa è una breve slide, così giusto per riassumere, anche il grande lavoro che è stato fatto, 300 persone coinvolte, 0 incidenti, 52 milioni e mezzo di euro investiti, e qui c'è una breve così foto dei vari step, dal primo palo il 29 febbraio 2016 al pieno regime il 20 giugno 2018. Quindi per costruire un impianto di questa portata è stato fatto veramente uno sforzo incredibile. Non a caso si è voluto completare il regime a giugno, perché appunto a novembre sarebbe stata avviata per il Comune di Trieste l'infrazione. Questa è una breve vista dall'alto del depuratore. Come vedete, sulla parte in alto a destra quello è l'impianto esistente e su tutta la parte centrale è il nuovo impianto. Quindi, come si diceva, doveva essere costruito nelle vicinanze. È un impianto che è super automatizzato, è uno degli impianti più tecnologicamente avanzati d'Italia per quanto riguarda la depurazione, tutta la strumentazione online, ci sono algoritmi di processo dedicati, dovete immaginare che raccogliamo oltre 30.000 segnali dal campo in real time che vengono elaborati dai nostri processori. Tutti i comparti sono modulari, nel senso che questo permette una migliore gestione, una gestione più efficace sostanzialmente delle manutenzioni, delle messe in servizio, delle messe fuori servizio, per esempio, di alcuni comparti. E tutto l'impianto è stato costruito in un'ottica green, sia a livello di consumo energetico, nel senso che c'è stato un fortissimo utilizzo di elettronica di potenza, quindi di inverter, ottimizzazione dei dosaggi e recupero dell'acqua depurata, cioè noi l'acqua che depuriamo, che poi andiamo a mandare poi nella condotta mare, che mettiamo in golfo, una quota parte di quest'acqua noi la riutilizziamo internamente, quindi evitiamo l'utilizzo di acqua potabile, di acqua diretta. Brevemente i trattamenti, come ogni sistema di trattamento delle acque reflue, si parte con una rigatura grossolana e una rigatura fine, che sostanzialmente andiamo a togliere tutte le parti grossolane che vengono raccolte nelle fognature, una parte di dissabbiatura e di soliatura, quindi andiamo a togliere sabbie e grassi, e poi tutti i nomi che vedete, quindi dal sedipack in poi, questi trattamenti sono nel nuovo impianto. Questi nomi sono particolari perché sono tutti dei brevetti, sono dei copyright delle aziende costruttrici. Sedipack sta per sedimentazione a pacchi lamellari, quindi andiamo sostanzialmente a depositare tutte le particelle all'incirca di un micron che sono sfuggite alla grigliatura e alla dissabbiatura, e la andiamo a depositare sotto forma di fanghi. La tecnologia adottata permette una riduzione di un quinto dello spazio, come si diceva l'area è pregiata, se avessimo dovuto utilizzare delle tecnologie sostanzialmente vecchie, le tecnologie classiche, avremmo utilizzato 5 volte lo spazio.
Abbiamo due comparti di biofiltrazione che faremo una piccola slide dopo che vi mostrerà sostanzialmente il tipo, come avviene questo processo. Sostanzialmente anche qui sono delle tecnologie brevettate, sono il BioSteer e il BioFor. Sono tecnologie che utilizzano dei supporti con dei materiali dove l'acqua passa attraverso questi supporti, e tutto intorno a questi supporti ci sono delle colonie batteriche che vanno a aggredire i composti azotati. Il penultimo comparto è il Densadeg, quindi come ogni depuratore, sostanzialmente ve la faccio in breve, andiamo a ridurre i composti azotati, quindi gli azoti, lo facciamo con i due comparti di filtrazione, e andiamo poi a depurare, a estrarre il fosforo, e lo facciamo attraverso i Densadeg. L'ultimo comparto è il comparto di disintegrazione UV, quindi andiamo ad abbattere la carica batterica, friggendo veramente i batteri degli Escherichia coli, andando ad agire direttamente sull'RNA. E poi l'acqua depurata sostanzialmente viene mandata in golfo attraverso una condotta sottomarina lunga 7,5 km. Nell'ultimo chilometro di questa condotta ci sono 600 torrini per una distribuzione omogenea. Come vedete, questi qui sono i materiali di supporto, biostirene e biolite rispettivamente. Uno è praticamente del polistirene espanso, del polistirolo, possiamo dirlo, dove intorno a queste palline c'è appunto, come si diceva, un film batterico, ci sono i batteri che vivono e che quindi l'acqua forzata nel passaggio attraverso queste palline viene depurata. Uguale per la biolite, che invece, come dire, è un prodotto silico alluminato e argilla espansa sostanzialmente, ma il processo è simile. Mi dovete scusare, io vado veloce perché il tempo, ripeto, è tiranno. Un breve excursus sulla linea fanghi. Tutti i fanghi che noi andiamo, qui rientra molto la circolarità di quello che depuriamo, tutti i fanghi che noi raccogliamo non vengono buttati, ma vengono sostanzialmente ispessiti e portati all'interno di un digestore anaerobico, dove attraverso un processo di digestione anaerobica andiamo a produrre biogas che è un gas ricco di metano, 60% di metano, 39% di anidride carbonica e il resto altri componenti, e con questo biogas alimentiamo un impianto di cogenerazione. Un breve excursus sulla sala telecontrollo. I nostri impianti sono telecontrollati, nel senso che al termine della giornata di lavoro, dalle 8 alle 5 indicativamente, si dice l'impianto insieme a tutti gli altri impianti del gruppo ERA vanno in sala. Quando all'insorgere di un allarme vengono attivate le squadre di reperibilità che lavorano anche la notte. Alcune collaborazioni prima della costruzione, durante e dopo, ACEGAS APS AMGA collabora con l'OGS e con DARPA per il monitoraggio dell'impatto ambientale. C'è da dire che qui l'impianto può controllare il suo impatto ambientale ed è questa la vera innovazione. Cioè noi possiamo effettivamente decidere quanti azoti piuttosto che quanto fosforo andare a mettere in mare. Come si diceva sul cogeneratore, merita così visto che si parla molto di energie rinnovabili, come si diceva, con il biogas prodotto alimentiamo un cogeneratore che è sostanzialmente un motore prima accoppiato con un generatore sincrono trifase che produce energia elettrica. Questa energia elettrica la possiamo autoconsumare o vendere in rete. Così possiamo vedere che l'azienda si è molto spinta sostanzialmente sull'utilizzo di energia rinnovabile, e vediamo che per esempio dal 2019-2020 abbiamo aumentato del 230% la produzione di energia elettrica. Vi lascio con un po' di foto, direi che abbiamo 5 minuti, vi ringrazio per l'attenzione e